Come mi sento quando arrivo in bici? Mi sento energico perché facendo movimento e quando arrivi in ufficio ti senti più sveglio e più pronto a affrontare la giornata ed è effettivamente così perché la bici ti sveglia assolutamente. Allora, quanti chilometri faccio? 15 km all'andata e 16 al ritorno perché allungo un pochettino il tragitto perché preferisco passare per un parco della Caffarella e quindi allungo un pochettino, mi godo il ritorno. Mi sposto in bici per venire qui al lavoro, principalmente per ammetto, una scelta ecologica, ovvero perché preferisco, per un fattore personale, nel senso mi sento bene con me stesso perché appunto, non inquino nel mio spostamento casa-lavoro. Prima scelta, poi perché effettivamente faccio dell'esercizio, del movimento e questo, come ho risposto anche prima, mi fa sentire bene quando arrivo in ufficio, mi fa sentire energico. E poi, altro motivo, anche economico, perché comunque c'è un risparmio netto nel spostarmi con la bici rispetto alla macchina o alla moto che prendevo prima. E non vengo in bicicletta al lavoro anche perché ci metto meno tempo della macchina. Sembrerà incredibile, ma in realtà con la macchina ci metto un'ora, 50 minuti in genere se non trovo tanto traffico venendo da Cinecittà, mentre con la bicicletta tranquillamente 40 minuti. E addirittura adesso con la bici elettrica che insomma ho comprato recentemente ci metto mezz'ora e quindi il risparmio è notevole di tempo. Allora, cosa mi piacerebbe trovare quando arrivo qui al lavoro in bici? Ammetto che c'è già tutto, quindi in realtà mancherebbe solamente la voglia, parlo per i colleghi, di venire in ufficio con la bicicletta perché le rastrelliere ci sono, le docce anche, la possibilità, ecco, di fare piccole riparazioni pure, quindi in realtà siamo pronti per venire in bici. Superate il blocco iniziale, la paura di affrontare magari la strada che potrebbe essere magari pericolosa per chi ecco, non è abituato in bici, ma dopo un po' di tempo, dopo un po' di tentativi, aumenta la confidenza e quindi diminuisce la paura, si acquista sicurezza. E, quindi consiglio ecco, di superare la paura iniziale, prendere la bicicletta e venire in ufficio. Ho molte ciclabili perché il mio percorso prevede tutta la ciclabile tuscolana fino a via Arco Travertino. Poi comunque faccio una piccola deviazione per passare davanti la Caffarella e poi Appia Antica, tutta ciclabile Colombo. E Laurentina, quindi ciclabile Laurentina, e poi giusto il pezzo dell'Eur dove faccio la salita per il Santo Eugenio. Le strade sono molto larghe, quindi sono tranquille, sono sicure e quindi posso tranquillamente andare. Quindi un consiglio che posso dare ai colleghi è appunto venire spesso in bicicletta, prenderla più volte perché comunque si aumenta la confidenza e il percorso man mano diventa più sicuro perché si impara a conoscere il territorio, le strade da fare e quindi diventano poi le strade più sicure perché si sceglie magari un percorso più lungo ma più appunto più sicuro perché è più idoneo per la bicicletta.